Gonzalone, volevi segnare? Volevi esultare? Tiè, buonasera a tutti ragazzi, anzi buonanotte a tutti perché ormai è mezzanotte e benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi, bel regalo di compleanno. Ho visto la partita, sono allo stadio, ho visto la partita, mi sono divertito, abbiamo vinto. E ha segnato Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Higuain ha sbagliato un rigore al 40esimo, ragazzi, rigore che c'era. L'arbitro è andato a vedere il VAR. Gol, anzi calcio di rigore per il Milan. Higuain dice che sì, fammelo battere a me il rigore e poi Szczęsny glielo para, pala che finisce sul palo e non entra in porta. Higuain, ma come hai fatto a sbagliare quel calcio di rigore? Ma vuole segnare proprio la Juventus? Ecco. Che poi è stato pure espulso perché si è messo a fare un casino all'83esimo, ragazzi, lasciamo perdere, ma veramente. La Juventus ha giocato non una grande partita, sinceramente, ma abbiamo vinto un gol nei primi minuti, dopo una decina di minuti, anzi 8 minuti, 8 minuti mi pare che fosse, con Mandzukic di testa. Poi, al 40esimo, rigore per il Milan, Higuain lo sbaglia. E nel secondo tempo, ragazzi, ci sono stati un po' di cori contro Bonucci. Poi, ragazzi, la reaction l'avevo domani. Diciamo, hanno fatto un po' di cori contro Bonucci. Bonucci che non ha giocato. Cori così. E poi è stato anche. La Juventus ha fatto il secondo gol. Poi Higuain è stato pure espulso perché ha fatto un fallo. Poi è stato troppo. Ed è stato espulso. Diciamo che. Peggiore in campo, secondo me, Higuain, poi voleva proprio segnare, cioè voleva proprio segnare, l'ha presa in quel posto e ci godo a sto punto, ci godo e ci godo a sto punto. Ecco, ora perché sportivamente voi, mercoledì, ci avete giustamente preso in giro perché noi abbiamo perso contro il Manchester United quando loro non hanno superato la metà campo e oggi abbiamo vinto noi 2-0, anche giocando un po' una merda, il Milan ha fatto degli errori irriconoscibili. Cioè, anzi, il Milan è stato irriconoscibile, ha fatto degli errori veramente mostruosi il Milan, ragazzi. Con questa maglietta sono andato allo stadio, ragazzi, con questa maglietta comunque, la maglietta di Cristiano Ronaldo, avevo il giubbotto, perché sai, in mezzo ai miei amici, cioè, tipo, mi menavano là dentro. Non potevo fare neanche chi non salta il milanista, perché appunto è in mezzo ai milanisti. Poi ragazzi, mi pare, mi sono ricordato che tipo in un video di un anno fa, quando ho fatto la reaction a Juventus-Barcellona, quando vinsimo 3-0, vincemmo 3-0 col Barcellona in casa, avevo detto chi non salta il Juventino, io saltavo, minchia, raga, ho fatto la figura di merda. Vuol dire chi non salta è interista sportivamente, cioè, perché ci sta, il piccolo sfottò ci sta, anche se appunto non ne faccio praticamente mai, diciamo. Fatto sta che abbiamo vinto, siamo a 34 punti, siamo primi in campionato, primi in Champions League, alla faccia di. Anche se comunque aveva ragione perché l'hanno insultato per 90 minuti, lui giustamente ha detto, ora non mi sento più, giustamente, lui ha risposto. Ragazzi, 200 € spesi bene per questa partita e nulla ragazzi, lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, domani penso vi caricherò una live reaction, è il mio compleanno oggi, perché oggi è il 12 novembre, anche se sono andato alle 17:23, quindi ancora ufficialmente è una cosa 10 anni, non 13. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juventus ragazzi, che bella partita che è stata, Higuain volevi segnare, ti è, bella regà.